Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 37esimo episodio di Valentino Rossi The Game. Oggi siamo qui sulla carriera, la carriera che ho fatto con la MotoGP per conto mio non l'ho finita, quindi ho saltato. Mi pare di essere arrivato quinto, ero tra i primi, secondo. Però ho detto vabbè dai saltiamola, oggi ho voglia di registrare. Forse ve la posso far vedere, la mia carriera. Ma vediamo un attimo i bonus, no non ce lo dice. Ok, qua sono i bonus, ok. Personalizza pilota. No, nulla. Ok. Come vedete, corriamo in Ducati. E direi di partire. Primo Gran Premio, Losail. Vediamo un attimo di opzioni gara. Allora, direi di fare un bel 6 giri. Tentiamolo, dai. Difficoltà. Poi ditemi voi se vi interessa un 25% della gara. Consumo gomme, sì. Bandiere disciplinari, sì. Timer, penalità, no, li ho tolti. Difficoltà per ora difficile perché non vorrei esagerare troppo. Freno automatico, no 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 no, ok. Rewind, ok. E direi che si può partire con questa nuova stagione in MotoGP. C'è la prima stagione in MotoGP che faccio con voi. Allora, io mi faccio le qualifiche, direi che ci vediamo dopo per la gara. Ok ragazzi, siamo pronti per la gara, partiamo in penultima posizione. E prima dentro, gas a martello e si parte! Il nostro Toretto oggi vediamo un po' cosa andrà a combinare. Il nostro Ducatone. Oh, mamma mia. Qui no, la visuale. Cavoli, la visuale. Ok. Era giusta quella che avevo, vabbè. Qua si sorpassa, perfetto. Una delle curve in cui vado veramente molto bene. Questa, come potete vedere, no. Nemmeno questa, perché bisogna farle tutte e due bene. Questa qui si scala giù fino a in prima, almeno. Loro non so, però io... Ah! No, no, scusate. Io vado giù in prima, perché altrimenti è un problemino. Perché altrimenti vado troppo largo. Vediamo un po' di fare qualcosa di fatto bene. Come avete potuto vedere, più o meno tutte le curve bisogna farle in seconda barra terza. Qui perdo sempre un sacco perché nel cambio di direzione pesa troppo la moto e facciamo fatica. Ok, tu non passi. Tu non passi. Oh. E anche qua cambio di direzione, non zero. Non siamo in grado noi con questo Ducatone. Siamo già ritornati in 18esima posizione. Come vedete qua io non c'è, cioè, era su al massimo dei giri, però io non cambio perché tanto dopo devo frenare. Questa curva qua è da far bene. Cioè, ecco, dobbiamo farla in una maniera diversa da questa. No, forse questi due qua davanti li prendo. Forse. Sì, li prendo, li prendo. Nostro motorone. Cavoli, se va a Rabat. Perfetto. Vediamo di fare qualcosa di fatto bene. Qui si è andati male, male, male. Ok, qua io guadagno un sacco nell'uscita di questa curva. Non in prima, devo farla in seconda. Ok, dai, dai. Mi sto avvicinando sempre di più a questi qua davanti, qua giù prima. Per la percorrenza, poi usciamo subito in seconda, guardate che roba. Come ho detto, lì era, andava su troppo di giro, allora... Acrobazia, eh! Tipo qua, no, dovrei stare un po' più in là, allora. Perché io tendo a venire più a sinistra per prenderla bene, veloce, però no. Preferisco farla piano, ma fatta bene. Tipo questa, ecco, guardate.
Perfetto. Qua no. Cavolo, ho dovuto tagliare. Ho dovuto. Sì, in parte ho dovuto perché altrimenti andavo troppo largo. Mi spiace in quei pezzi dove taglio, però altrimenti rallento troppo. Qua no, dai, non dirmi che la faccio male, cavoli. Cavoli. Qua non ci voleva. Vabbè, dai. Recuperiamo piano piano. Tanto mancano ancora 4 giri. Scusate un attimo, ma qui ci sta. Dovrei fare un'altra staccata, allora. Perfetto. No. Devo farla molto più piano. Cioè, molto primo, volevo dire. No, in prima no, però. Cavoli! Mi sa tanto che questa parte qui ve la taglio perché l'ho tipo fatta mille, mille volte questo giro perché ho usato un casino di rewind, però vediamo un po'. Stavolta ce l'ho fatta farla bene. Uso la tattica di scalare subito le marce perché altrimenti. Ok, guardate qua. Come lo prendiamo? Sto dicendo, chi è Rossi? No, Rabat. Sì, diciamo cose non proprio legalissime. Ok, abbiamo superato quest'altro. Questa curva, ok. Hernandez. Perfetto, dai, l'ho fatta un po' lenta, però c'era questa volta la curva. Andiamo lì a prendere lì. Non so bene come si chiama. Cavoli, se non andavo nell'erba, magari avevo più possibilità. Buono, buono, non troppo. Quasi. Andiamo nuovamente nel prato. Ok, vabbè, questi primi 3 giri le ruote dietro iniziano a sen farsi sentire, cioè a non sentirsi più. Qua vado troppo largo, vabbè. Dai, siamo davanti stavolta. Bradel Smith, no, dovrebbe essersi Bradel Smith. Cerchiamo di far bene questa staccata. Perché ora le gomme. Buonissima. Le gomme ce ne sono sempre di meno. È come se non ci fossero più quasi. Ah, vedete come vado largo? L'aderenza si sente di meno. Tipo, ecco, guardate qua. No, qui no. Qui no, l'ho presa male. Almeno quando cado cerco di utilizzarli rewind. Cavoli, è già lì alle nostra sinistra, il tizio. Qui passerà in mezzo. No, non ce l'ha. L'abbiamo chiuso un po' sul finale. Larghissimi. Non si intruffola nessuno. Ok, cavoli. Lì non ho visto, sì, più o meno tutto sul cordo l'ho fatto. Vabbè, siamo nel quarto giro, Mancano ancora un paio di giri. Io mi sa tanto che prossime gare le farò soltanto da 3 giri perché veramente diventano molto lunghe. No, a parte il lungo, diventano veramente molto complicate da gestire. Allora, noi dobbiamo riuscire a prendere quello lì davanti, qua no. Lunghissimi, però usciamo abbastanza veloci. Buono, buonissima. Buona. Ah, cavoli. Abbiamo perso un sacco. Infatti si vede.
Siamo usciti male. Ah, eccolo, eccolo. Io direi di tornare indietro a fare l'ultima curva perché è venuta veramente male. Direi di farla un po' più piano. Ok, siamo qua. Giusti, giusti, arriviamo. Allora, rallentiamola leggermente. Perfetto. Siamo usciti un po' troppo piano, eh. Però almeno riusciamo a far bene il rettilineo, non iniziamo a farlo con degli slittamenti. Qua inizio a frenare prima perché le ruote, come ho detto, sono di meno, hanno meno aderenza. Un secondo 9, Laverty. Però l'abbiamo raggiunto molto in questi ultimi tratti. Ecco, e qui no. Permettetemi questo rewind perché arrivare almeno lì davanti all'Averty significa avere qualche possibilità di arrivare più vicino alla zona punti. Ok, qui non so per quale motivo, ma io vado là. Eccolo. Vabbè, andiamo così un attimino. Vi dico già che, vabbè, 17esimi non è malissimo. Devo iniziare a convincermi che è una buona posizione, altrimenti. Staccate tutte diverse ora, cavoli. Le posizioni delle staccate sono tutte diverse per il consumo gomme. Scusate un attimo, lo so che l'ho fatta bene, cioè non l'ho. Sono stato in pista, però voglio rifarla. Ok. Perfetto, loro non hanno consumo come la stanchezza. Mi sa che il 17esimo posto è già buono. Riuscire a tenercelo. E appunto, vabbè, andiamo avanti lo stesso. Scusate un attimo qua, ma non c'ero proprio. Ok. Vabbè, tagliamo un'altra curva. Qui sì, caduta, dai. Per l'ultimo giro voglio farlo bene. Dai, secondo me. Ma abbiamo perso queste posizioni, è difficile ora riuscire ad arrivare davanti. Dai, vediamo. Io ci credo ancora. Dopo questa no, perché abbiamo staccato troppo tardi. Appunto, cosa ho detto? Staccato troppo tardi. Ok. Perfetto, staccata buona, anche se dovevo. Staccata pessima, perché le gomme si fanno sentire. Qui forse uno lo sorpasso. No, che cavoli. Ci avviciniamo soltanto un pochettino. Perfetto. Eccolo, la caduta. Vabbè, prima gara 22esimi. Mi sa tanto. Diciamo che stiamo andando veramente molto male.
sì, saremo ultimi. Vabbè, dai, come prima gara ci può stare. Può prendere confidenza con la moto. Poi ho fatto pochissimo, soltanto 2 o 3 giri di prova per le qualifiche, basta. Vabbè, dai, ci sta poi come gara. Più o meno, sì, prossima volta farò i soliti 3 giri perché 6 giri non ne sono ancora in grado. Ho provato a fare una volta la gara completa, ma veramente, veramente un casino. Il video è durato anche abbastanza. Vabbè, dai, spero che. Non è che sia andato benissimo. 1,53 al miglior giro, rate al no. Beh, 1,54 ho migliorato. Fate conto che in qualifica ho fatto 1,57. Però siamo andati malissimo. Allora facciamo qualche replay per vedere. Ok, blocchiamolo. All'inizio che eravamo tutti in gruppo e era venuta una figata. Tipo qua che tocca giù. Qua non mi sembrava male. Tipo un punto. Comunque io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. E vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Sì, la gara non è stata grandissima, però ci sono stati dei sorpassi e controsorpassi che mi sono piaciuti molto. Personalmente, cioè a me personalmente, poi non so voi. Ci mette un attimo di qua, che magari viene meglio. Ok, nostro Ducatone, veramente una moto fantastica. E nulla, non so quando ci vedremo, però penso settimana prossima per il prossimo video, perché vabbè, vi faccio un sondaggio riguardante i minuti, che se caso mi regolo, però penso di. Cioè, i minuti giri. Però penso di farne 3. Ditemi un po' voi. O 3 o 6, che sarebbe il 25%. E nulla, io spero che il video sia piaciuto e vi ricordo, come sempre, di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti Toretti e al prossimo video!